Signora, c'è un Kindomino per lei. Oh, grazie, Ambrogio. Comunque si chiama Kindomino. Come descritto dal nome, Kindomino è un gioco basato sulla costruzione di regni tramite l'utilizzo di tessere del domino, che rappresentano relativamente diversi tipi di terreno. Ad ogni giocatore viene distribuita una tessera castello iniziale, attorno alla quale dovrà costruire il proprio impero. La posizione del castello rispetto alla mappa è indifferente, l'unica cosa che conta è l'area del regno. Nella modalità 4 giocatori l'area è di 5 terreni per 5, mentre in 2 giocatori è di 7x7. Una volta definito l'ordine di gioco in base al sorteggio casuale, vengono distribuite sul tavolo 4 tessere, relativamente collocate in ordine crescente in base al numero rappresentato sul retro della carta. Il primo giocatore si colloca sulla tessera col numero minore e si va via via scalando fino all'ultimo partecipante. Di fianco alle 4 tessere ne vengono disposte altre 4, allo stesso modo. Il primo giocatore prende quindi la propria tessera e la posiziona a suo piacere attorno al castello. A questo punto scegli la tessera che andrà a pescare nel turno successivo e la prenota, posizionando accanto il proprio segnalino. Potrà scegliere in base ai criteri di utilità della carta o in maniera strategica, così da iniziare per primo il turno successivo o da rubare carte utili ad altri giocatori. Le carte territorio sono divise in 6 gruppi: campi coltivati, prati, mare, paludi, boschi e miniere. Alcune di esse riportano al di sopra il simbolo di una corona. Questa simboleggia un moltiplicatore per 1. Ciò significa che più corone abbiamo adiacenti a un terreno di uno stesso tipo, più punti collezioneremo. Lo scopo è quello di collegare più terreni di uno stesso tipo possibile con più corone annesse. I territori su cui non è presente alcuna corona vanno moltiplicati per 0. Come disporre le tessere? Ogni tessera può presentare un solo tipo di terreno oppure due tipi di terreno differente. Tutti i terreni sono compatibili con il castello, mentre le singole tessere per essere attaccate devono essere compatibili per almeno una sezione. Nel caso in cui un giocatore riceva una tessera non compatibile con nessuno spazio rimasto, questa viene scartata dal gioco. La mappa deve essere composta in maniera perfetta e non è concesso né di riposizionare le tessere, né di uscire dalla metratura data. Ciò comporta che, se non si calcolano bene le proprie mosse, potranno rimanere dei buchi all'interno della mappa. A fine partita si conteggiano i punti. Il reame con punteggio maggiore vince. Per mostrarvi tutte le modalità di gioco, abbiamo deciso di giocare 3 partite, 2 a 4 giocatori e una, come finale, tra i 2 giocatori vincenti delle prime 2. Vediamo chi inizia. Ok, va bene, cazzo, l'ha fatto. Allora, adesso abbiamo una regola per tirarli tutti e vedere. Allora, quello che più si avvicina in ordine così, va bene? Ah, giochiamo a bocce. Allora, più vicino verso di me, fra. Vai. Verde, giallo, rosa e blu. Questo ultimo, che palle. Ok. Sì, signor Verde fa un bosco. E... dai! Che fai di questo? Tempo e denaro. Ruba questo, però. La roba è una cosa peggiore dei campi, il prato. No, moltiplicatore per 3, però. Sì, per 2 comunque è buono. Vabbè. No, il peggio comunque sono ste merde. Quelle che adesso prenderò io e basta. Sì. Sì, poi scegli il primo. Tutto schifo. Esatto. No, ma non sono sicuro su quello. O prendi il giallo moltiplicatore, che è la testa. Mi sa che io scelgo questo. E mi sa, Beh, già 2 punti in realtà, Guarda che non ti è andata così male. Fa molto più schifo la mia situazione. Vedremo. Io per adesso non... questo lo metto qua nascosto, che nessuno veda che dietro il castello ho questa cosa orribile. Bravo. Fa cagare perché è ultimo. Verde? Allora... chissà cosa prenderà Francesco Lisi. Lo guarda. Sì.
Prenderò questo. Sono indeciso, potrei fare una roba pazzo. Mio falla. Questo non è così pazzo perché. Perché ti ho incoraggiato? Perché ti ho incoraggiato? Danilo farà una cosa tipo questa. Chissà cosa farà Wendy, mi roba quello. Inizio ultimo per sempre, giusto? Grazie. Davvero? Potrebbe. Ma sei scema? Secondo me sì. Ormai l'ha fatto. Ormai l'ha fatto. Ma cosa vuole? Ma gli altri che esce. Sì, una donna forte e indipendente. Tanto voi i campi, che cazzo me ne fa? A me non frega niente, quello che scegli tu. Io devo fare così. Va bene. Io prima scelgo. C'è la mappa, stai facendo qua. Tanto ci perdo perché mi dimentico il colore che devo fare. Cosa ho preso però prima? Per fare il corso. Non me l'aspettavo. No, io volevo fare questo, però ho detto ma. Ovviamente. Almeno uno. Yellow? San Marino. Yellow prende questo così. E poi viene qua. Okay. Con tutti i dital. Ed è più random, fra perché non so mescolare manco per il cazzo. Devo selezionare i numeri. No, non funziona così, perché se li vedi sei già. No! I passi sono tutti il cazzo di no, posti. Sono un. Ah ok, sì, poi quelli già usciti. Tipo facciamo una tombola. Li usciti li ignoriamo. Devo fare, allora, verso la fine di vita lunga. Sì. Ma che bella me. No, io ho questo. Regolare, era esattamente la mia mossa, vabbè, allora io farò questa. Che palle. So che okay. Non mi serve a niente. Però li lasciate bene un sacco di punti. Sto con la depressione perché ultimo per avere una corona. Io direi si farà una roba 1, 2, 3, 4. Si farà una roba solo tipo questa. Luca? Sì. Ora me l'hai messo, quindi ti faccio la domanda. Perché non l'hai messo così? Difficile così. Ah, ti perdi una corona su tutte queste. E chi l'ha detto? Ok, ha ragione. Ormai l'ho fatto, Danilo, non varo così facilmente. No, lo so, lo so. Dopo altro. No, mi rubai quello, Wendy. Il giallo sono io. Ehi, il giallo sono io. Il giallo sono io. Però aspetta. Danilo. Un attimo. Sì, no, è che non mi ricordavo che cosa avevo preso. Allora, io c'ho questo. Questo è 0 punti di no, la butti via quella, grazie. Eh sì, la butto via, ma tanto. Devi lasciarla a me prima. Mi comino il bosco. Mamma mia. Sei un uomo coraggioso. Io Luca. La metterei sotto. Ah, vabbè. Così salto proprio più. Ciao. Benissimo. Ok. Baby, I love you. Come fate a scoprire il mio piano malefico? Facevo un po' di. 10 punti di cuore. Ha vinto Tarmolino, ma comunque. Sì. 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 Io intanto voglio il mio laghetto. Oh no, mi sono scoperto i grandi piani. Oh, ma non l'avrei mai detto che mi sarebbe toccata questa. Hai qualcosa contro i campi di grano? Il giallo non ha mosse. Il giallo deve mettere quello. Il giallo fa questo. Eh sì. La moltiplicazione! Di... In realtà ho fatto una cazzata enorme. Potrei rasare il pratino così. Rasare il pratino. Roby, pratino. Fai una cosa. No, Roby, hai sbagliato tu. Quindi devi scegliere una merda. Cioè, non posso fare io questo? Sono costretto io a sacrificarmi? No, faccio vincere Luca, me ne frega. Ma quello faccio. Ma scusa, scusa, quello mi piace più punti. Non ma non lo so, perché tutti quelli lì hai due punti. 3, 4, 5, 6, ho un per 8 con quello. E qua è un per 3, per... scusa, mi già hai per 2, diventa per 4. Sì, hai ragione, buono. Grazie. Prego. No, quello non potrei neanche prenderlo. Se è il penultimo non andrà meglio, fidati. Beh, è un'emozione. È per sempre. Vai. Perché ti amo? Allora, questo. Io a te che cosa voglio fare? Io a te voglio mettere... in modo che attacchi qua. Posso metterlo? Sì.
facile, è così. No, non è facile, non voglio quella. Allora, facciamo. E non prenderla? Io e Danilo la quella che ci faccio. Sì. Guarda, si incassa. Questa la faccio 0 punti, qua faccio 1. Vai. Allora, c'è 2 in realtà. Va benissimo questa. Tac. Io ho solo questo, ragazzi, ho nient'altro letteralmente. Allora, innanzitutto faccio 1, 2, 3, 4. Ce la fai. Poi. A questo punto. Questa qui è mia. No, non mi conviene più questa. Aspetta. Ormai hai tolto la mano da lì. Hai tolto la mano, ragazzi. Ha tolto la mano. Che palle. Quello è mio, utile. Qui invece lì lo butto via all'istante. Che figo. No, è vero. Non posso attaccarlo perché questo attacco qui. E quello lo butto via dopo. No, la puoi attaccare. No, è finito il mondo. No, è finito il mondo. Ok, d'accordo, grazie Luca. No. Senza illegale. Vedo questa che sono 2 punti, la faccio vostra. Ti sto odiando a morsi proprio. Questa qui la metto qua. Vengo a prendere questa che attacco qua. Ah boh, dopo. Fai 2 turni in una volta sola. Cosa cambia? È l'ultimo. No, le regole è una cosa alla volta. Con calma. No. Ma mi spiegate che cosa cambia? Allora, con calma. Sto pensando di metterlo qua, metterlo lì. Non puoi Ti conviene metterlo non così. Non cambia nulla. No, gli cambia sì, tantissimo. Sì, è bellissimo, tutto quello non posso mettere in ogni caso, quindi... Sì, però perdi un po' di punti. Tre, no, tre. No, no. No. Metti la metà in dialogo così mi occupo sia una che l'altra. Tra l'altro qua. Ti conviene così, hai 8 punti. Lo so, non ci piace. Vabbè, prendiamoci l'ultima, raga. Oh, wow! È cambiato tutto rispetto al farlo prima. Sì, ho completato il rettangolo. La gente deve imparare. Noi ci mettiamo qui a saltare i turni. Che schifo. Ciao. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。コング、ロッテバンダーでベロウォモ。Kong Strong da oggi al Lidl. Buonissimo. Il premio per il primo vincitore. Il primo vincitore di questa cosa è Luca. Chi vince può facciamolo così, chi vince può decidere a chi farla per. Ecco, questo mi piace. No, chi vince lo avvero, diverso. Chi vince l'ha vinta, poi può fare ciò che vuole. Ecco. Io inizio a prendere tutto questo. Il deserto. Ah, strano, bosco e lago, lo metto qua in mezzo. Ma guarda, secondo me c'è la strada. Vedi? Ti fa sul precipizio. Si tratta dell'oceano. E c'è quello che pesca e dice: ma perché non ho mai fatto una strada qua? Vai un po' più a destra. No, devo stare lì. Scusa, vuoi iniziare un primo? No, lasciate questo onore. Grazie. Troppo genio. Il mio scopo è evitare di far vincere Luca. Questa volta già vinto, io devo finale, cazzo bene. No, c'è ragione. Quindi il mio scopo è evitare di far vincere Luca. Inizio prima per sempre. Adesso qua faccio il grand'angolo. Io poi imparo a mettere bene la testa, perché non mi a caso. E poi cambia tutto. Danilo pensa. E Danilo non è contento. Perciò... Se prendevi questo, come te l'avevo detto io. È così che si fa. La cosa bella è che ti sei presa una tessera che io volevo in realtà. Chi? Tu. Vabbè. Io tutte le vostre tessere le vorrei, avrebbe su un castello che non avete idea. Ma se non trovi mai niente di bello, tu vai a rimanere. Cosa stai facendo? Questa cosa da... Vi lamentate quando lo faccio ma io? Ma capita tutti prima o poi, perché fatto. Cambia troppo, perdi il ritmo. Troppo lento, sì. In realtà sono contento. Non so cosa prendere io quello, però... L'ho fatto prendere io la batteria. Ma non devi fare. Non lo so, e si sta facendo il me attorno. Lascia. Ma è aperto. Ovviamente arrivo, Luca, fidati. Infatti. No, tanto non puoi fregarmi l'ultimo perché non c'è niente che voglio. Tu non c'è niente che voglio. Io potrei fare per il 4 turni di seguito acqua e bosco. Solo quello fare. Vai, acqua e bosco, però stai benissimo anche tu. Che palle. Ma poi è un cazzo vedo. Facciamo. Come ti piace? Cosa voglio tra quei due? Chi lo sa? Chi lo sa? I due l'avete detto. Vorrei entrambi. Mi sono l'ultimo da merda, ragazzi. Ma voglia non c'è neanche nel castello della re. Nel mio c'è. Lo chiamavo, lo metto l'erba normale in erba voglio. E visto che è erba voglio, io voglio che non sia. Risolvi un sacco di giardinaggio, diciamo. Cosa non la taglio mai, perché tanto è l'erba voglio. E io la voglio non tagliare. Il mio regno è in crisi, ok? Sì, sto pensando, ragazzi. E non sono boschi e pescherecci, siamo dei poveracci, da me. È una cava.
Allora. Tiro di un sacco comunque, puntavo a quella. Ma perché un 2 quanto l'altro, scusa tanto, buttalo via. Danilo, prende questa e sai dove te la puoi ficcare. Mi sa che prima non ho buttato nessuna carta. Che palle, sempre l'ultimo sono. Ma se non è vero che mi sempre l'ultimo, che palle. Ma è sempre l'ultimo, ma che palle. Io non lo metterei lì. Dove posso metterla? Non lo metto qua? Sì, molto meglio. No, perché lascia dove mi metto, perché ti ascolta. Quante cavo prendo, boom. Vai, la metto. Ok, posso mettere questo così? E poi dire, ciao ragazzi. Vai. Io gioco questo, non stacco, intanto. Grazie, metti qua. Lo faccio. Fallo? Grazie. Non so contare fino a 5, ragazzi. Si mette la cosa, se non ma già quello è vero? No, è facile, non è. Ma sì, non riuscirei a fare queste cosette, diciamocelo. Però l'ho fatto con la corona dal spinello. Tanto non è. Tutto quello lì arriva Roby. C'è un diverso. E questo è diverso. E questa qua non mi serve. Assolutamente inutile. No, non mi serve. Così mi serve. Sì. Faccio più punti venendo a prendere questa mettendomi di nuovo ultimo. Vuoi andare nei boschi? Sì. Così? Molti più fare. Però così ho butto. Vabbè, sì, diciamo l'avversario. Grazie. Però in realtà così perdi questo che perdi punti. Tre. Sì, ma sei così, sì, geniale. Grazie Luca. Scusi, stavo rischiando di vincere. Grazie. L'onestà di cosa è stata riuscire a vincere questa testa che volevo dire. Che è un palengo. Mi vale la simmetria del mio armino. La perfezione. Fanculo. Grazie Luca. Ma tanto proprio. Conta Lucia. Anche sì, è tantissimo. Vabbè, non lo so. Ragazzi, non fermatevi, quando ragiono così al contrario. Luca, che cosa prenderai mai di bello tu? Il moltiplicatore o il non moltiplicatore? Non è che scegliere prima, l'importante è quando non posso mettere nulla. Secondo me è un punto e questo è 0 punti. Io devo prendere questa. Raga, ho vinto 41, scusate, ho dimenticato questa. Che succede qua? Poker face. Faccio ASMR. Poker face. Fanculo, Luca. Hai visto la mia poker face? Io puoi andare. Non devi andare. Francesco lì. Ciao, so io puoi andare anche tu. Lascia andare a culo. Lascia andare a piedi, va. Ciao. Che cosa stai facendo? Non intralciare il suo master plan. Questa la tensione è palpabile. Ricordiamoci che in palio c'è Kong Strong. Punto da un lato. Dai, punto da un lato. Ah, l'hai messa, l'hai così, messa. Non è ancora un mito innanzitutto, ragazzi. Però non voglio di farlo senza un motivo. E poi costruisci il castello verso l'alto. Aspetta, mi piace tantissimo, ragazzi, lo faccio, te frega un cazzo, no? Perché lo volevi, no. Sentiva nel tuo cuore. No, lo sentiva nel cuore dei carte. Gli altri miei piani, sembra mi potrei fare questa cosa orribile. Quella cosa sto facendo io? 3, 4, 5, mi sembra di un'ottima idea. Tranquillo, già 7. Lui vede il futuro degli alberi, lui crede nel futuro degli alberi. Estrazione! Ti ingannerò tantissimo. Andrei per il doppio bosco. Esci di là. La migliore strategia, Daniele, nessuna strategia. Così. Sì, il castello si sposta. Non stiamo dovendo imparare di niente. Ah, non ci stiamo più a sire! Spostate il regno! Non è importante, lo prendo questo. Io spero davvero. Questo però non lo volevo davvero. No, fra, non così. No, lo so che non così. Non c'è bisogno, lo dicessi tu. Ti lascerò quello, pazienza. Dai, Luca. Troppo, non è che competitivo si può. Faccio fare una cazzata. Ho fatto la cazzata. Mi piace la tua cazzata. Ma sei scemo. Ma poi li faccio fare troppi punti, sennò. Io ti lascerò il mare per un'altra volta. Pazienza. Hong Kong. Sicuro? Abbastanza in realtà. Secondo me sbaglio. Secondo me anche. Questo. Andiamo con questa scelta, io ho già buttato via questo triangolo e questo angolo. Esatto.
tutto Dante. Esatto, quello bravo Fra. No, no, è giusto. Sì, però ho sbagliato a mettere questa. Il resto non è che me ne freghi molto, però non si sa mai, io metto. Nel futuro. Ma dopo i campi e le palle. Vai Roby, estragga. Prenderò questa, bravo, hai capito? Quella è una buona scelta. Prendi la testa, ci spegno. E prendo questa. Perché hai preso questa? Non lo so perché. Cosa... Mi ho buttato via questi che spazi. Cosa hai fatto? Te l'ho detto che ho fatto una cosa furba. Ho buttato via le tessere. Che domande, Francesco Isi. No, perché l'hai buttato su? Quest'angolo è utilizzabile. Come questo. Non è vero, ma può essere poi quella del centro. Ma se devi a metà 1, 1, 2, 3, 4, 5. No, infatti. Posso fare così. Cazzo, questo mi cambia tutta la mia strategia. È una strategia fallimentare. Ho solo il campo, il campo più bosco moltiplicato. Su, capro. Mi lasci davvero l'acqua, però? Sì. Perché no? Anche io ho 7 di tanto. Devo iniziare anche primo ogni tanto. No. Perché no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ok, d'accordo. Volendo posso fare questa stronzata. Dai, decidi la prossima. A me l'hai tolto. Prossima avventura. Ma decidi con calma. Secondo me a volte conviene di più partire pensare. Partire per primi è la cosa migliore. Più importante assolutamente. Luca! Luca, guardami! C'è quello che mi interessa. È molto interessante. In ogni caso ci faccio un sacco di punti. Tu vuoi la Kong, vero? Io non so cosa mi convenga, però due colori non gliele lascio. Culo. Luca! Non funziona mai. Adesso anche diamo un punto. Che cazzo di arbitro? Io non so. Se lasciate giocare a me Fra, a fine partita. E così. Così tanto pare. Questo era inaspettato, fai così. Questo è coraggioso. Mi sembra. È veramente coraggioso da parte tua. E tanto lei qua li cambi tanto. Dai, due punti in più se la metti lì. Ah già, no, perché buttavo solo le domande. E appunto è coraggioso. Lo è. Perché se io faccio così, no? Ti allora, prima ho fatto il coraggioso vinto. Se io volevo fare così, perché? Perché poi faccio così e poi fare così. E avrei due punti in più. Però poi dividerei 4 punti. Ok, va bene. Tanto ho già tutto quando era qua, quindi ti sfrutto il tuo mondo. Quindi andiamo qua. Ficcalo qua, poi il gelo ce lo colleghiamo. Infatti. Tipo così mi dici. Esatto. C'è questo qui, io lo picco lì. E poi avessi questo, madonna. Bellissimo. E invece ce l'ho io. Pezzo di merda. Sai cosa devi baciare? Ecco. Quella è la scelta peggiore di tutte. Bravissimo. Perché? Cioè dai. È brutto da vedere. Non si intona, dai. Ora sono pentitissimo. Allora. C'è quella roba. Adesso però mi cambia tutto. Quindi questa adesso, sì. Adesso mangerò una tessera di Kindomino. La tessera. Se la mangi in realtà io ti lascio fare. Però mi dai Kong a quel punto. Hai già scelto quella dopo. Questa qua male. Devo metterla qua, va bene? No. Hai ragione, scusami. Prossimo turno scelgo questa, va bene? Ok. Muoviti. E la metterò qua. Giustamente. Bene, quindi questo lo metto qui. Va bene. Lascia fare. Tanto vuoi che non ti scelte, Fra? Mi sa che ho sbagliato qualcosa. E però così mi perdo. E detto uguale, butta il cesso qua. Fra, metti la cosa brutta. Sì, ne perdi una gialla comunque. Che ne fotte. Che cazzo. In effetti dico bene. Sì. Fanculo, non mi interessano in entrambi. Grazie. Però probabilmente in realtà farò così. Perché entrambi. No, non è vero, è meglio. A te intorno 100 volte quello, però se vuoi non farlo. Dura questa partita che non le due. È una sfida finale! Io mi sa che scelgo questo. Qua c'è un 3-1. Qui c'è un buco. Ho fatto un capolavoro, ragazzi. Faccio la cazzata. Vuoi che la faccio? Sì. Prendi questo, no? Cazzo, sì, fatti quello. Cioè, nel senso, ci sta. Sì, lascio entrare. Tango. Cioè, quello mi è utile, però non voglio iniziare per l'ultimo. E non voglio iniziare per l'ultimo, fatta cazzo. Poi va bene tutto. Prima. Tanto sappiamo che è così.
E se io metto questo qui, casto lì, e quel posto lo metto nel cesso. Non sei contentissimo, Luca? Posso metterlo così, che è bello, però. Non cambia niente, Danilo. No, ho sbagliato, devo prendere questo, porca troia. Infatti, meno male. Porca puttana. Tanti punti in più per Mua. Sì. Perdoni tantissimo. No, mettili in orizzontale. Aspetta, questo lo metto qua. Ma cosa, no? Cosa stai facendo? Ragazzi, è tutto calcolato! Cosa? Io ho detto giallo, vaffanculo a Francesco Lisi. Qua andrà tutto sprecato il prossimo turno, lo dico. Sì, buchi ovunque. Posa la sta cazzo di tessera! Ah, oh, fatto. Che parlo, devi scegliere. È proprio una questa. No, la devo io. Starà qui. Grazie per la mia computer nel cesso. Nice. Questa settimana è ben zero. Perfetto. Cazzo. Vabbè, oh, è a destra. Mi sono costretto a metterla quasi. Sì. Quella allora, boh, andata. Luca, no, Luca non può mettere niente. Sì, posso. Che palle, non ho visto come devo mettere questa. Questa la metto qua. Ma è finito, bastardo. 100. Ha vinto Luca. 110? Sì. Sì. Io 103. Bene Luca, hai vinto la Kong, bevila! Un odore di edulcoranti, ragazzi. Penso che sia l'unico sapore. Così di edulcorante, Luca. Che bruttissimo! Che bruttissimo colore! Ma l'odore è meglio. Voglio assaggiare anch'io. Bevanda analcolica gassata con taurina. Madonnina santa! Caffeina! L'odore! E 4 vitamine aggiunte. Tenore di caffeina 30 mg per 100 ml. Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, acidificante, acido citrico, anidride carbonica, caramello ammoniacale. Aroma, ah, eccolo, eccolo l'odore! Aroma nicotinamide. Sa di, sigaretta, che bello! Sì, pantotenato. Sono... Sei un imbecille pantotenato! Vitamina B, non 1, non 2, non 3, arriviamo a 12, cazzo! Non 5, ma 6. Ah, ok. Non consumare con alcol. Già con questa cosa con altro. Tanto se queste cose sempre non consumare con alcol, forse. E lo fanno lo stesso. Lo fanno tutti. Né durante un'intensa attività sportiva. È un energy drink! Ma che cazzo? No, devi berlo prima. O dopo. O dopo. Non durante. Durante muore. Vomiti di sicuro, si dice. Cioè. Conservare la lattina in posizione verticale nel luogo, in un luogo fresco, al riparo dalla luce o da odori forti. Tipo quello che mette. Proprio schifo. Ma la sembra? Sei le caramelle del, non del Lido, che dico. All'Eurospin. Mm-hmm. Trovi un pacchetto di caramelle alla cassa, un po' sì. sciolto. Sì. Quelle con le cose frizzanti. Ho capito. Ah, ecco, le fai bollire. Cioè un bel brodino. E poi lo assaggi. Ho decisamente voglia di provarlo adesso. Madonna, alla goccia, Danilo. No. No. Chi ha avuto questa idea oggi? Io, ho detto Kong. Lo voglio, Danilo, compramelo. La batteria sta per finire, vedi in fretta. Troia, che schifo. Penso io. Oh mio Dio. A tutti gli ascoltatori. Ciao. Allora, sì, fare il discorso. Oh, che bello. Ringrazio Hai tutti. Hai pochi secondi di batteria, vai. Come è possibile? E ringrazio tutti quelli che guardano sopra il tavolo. È passato un anno ormai, quasi, più o meno. Sì. Più o meno, sì. E puoi festeggiare, però, dello schifo. Lo sfondo di questa cucina è fantastico. Ma wow. Tu sei scemo! Ah, male per te, Fra. Il bagno dirà se vuoi. Vai, no, vai. No. Oh, God, non ci credo. Questo uomo non ha papille gustative. Le ha perse col primo bicchiere. È una cosa gasatissima. Vuoi un caffè dopo? Dimmi se mi si dilatano le pupille, per favore. Ma quanta ce n'è? Manca una persona. È vero. No. Tan 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 tan. Davvero. Continuiamo la reazione, va. Ma tra tutti i gusti, è proprio il caramello di...
ammoniacato, prego. È quella che ha avuto la reazione più terribile. Bevi, pure lei di roba. Di roba orribile, lei ne beve di solito. È buono qui. Buono qui. Ma non da nessun'altra parte del mondo. Buono qui, qui è buono. Se mi sedessi lì, non sarebbe più tanto buono. Fatto due. Taglia lo sfondo, fa schifo lo sfondo. Fatto due. Mi metti qui nello spazio. Forse un green screen dietro, magari. No, mi metti malissimo nello spazio. Quadrato, e mi fai girare. No? Mentre bevo, faccio. La mente dice queste cose, devi fare tutto nello spazio. Tipo, wow, ragazzi! Meteorite! Non l'avete visto perché è fuori dal capo, però. Ha anche un sapore in bocca sta roba. Cazzarola! Dai, dai! Meno male con la mia Kong, senza caffeina non riuscirei a salvarmi nello spazio. Non hai bisogno dell'outro secondo questa volta, perché sennò c'è tutta questa cosa. Si va sulla luna! Non mettere nessuno sfondo, mi raccomando.